Volevo dire di no quando la banda passò, ma il porcellotto era lì, e allora dissi di sì. L'ho inventata ora. Sei meraviglioso, Antonio, non c'è speranza. No, siccome sono venuto da Luigi Favilli, titolare e direttore Deus Ex Machina di tutta la rete Porcellotti, compreso Bibbiena e Arezzo. E voglio sapere, queste sono le nuove tendenze, giusto Luigi? Sì, allora sono talmente direttore che mi tocca lavorare sempre, certo. Lo senti che so dove stare a letto e invece siamo qui a lavorare, però andiamo avanti. Questa, beh, ora le bande sono una novità di quest'anno, ci sono già i nuovi arrivi, è una tendenza che va anche provata, no? Però sono le cosine più nuove. D'altronde si è sempre detto il fascino della divisa. La divisa alla fine c'ha le bande. Vedo anche qui altri pantaloni. Guardate, guardate. Vedete? Sì, sì, è una tendenza particolare che viene fuori quest'anno, del pantalone in felpa con le bande o il jeans con le bande. Sta venendo fuori, carina, simpatica, sportiva. E con poi la, c'è tante altre cose. Con la solita convenienza, perché le novità sono nuove. La convenienza è vecchia, sì, dei sì, magazzini sì, sì. Porcellotti. Sì, ancora un po' il freddo, però a noi piace proporre cose nuove. Vedo che qualche signora, soprattutto le donne, adesso vengono a comprare le novità dell'ultimo momento, perché c'è. Anche però perché, insomma, dai, non è che la primavera sta per arrivare, sì, sì, dire. Sì, quindi sì, c'è. Ma anche sapere cosa andrà per primavera fa piacere. Sì, sì, sì. Noi siamo, vi aspettiamo. Allora, dove siamo? Qui siamo in Terra Nuova. Terra Nuova Bracciolini. E poi abbiamo al Corsalone di Bibbiena la Union, magazzino, e ad Arezzo il negozio Porcellotti di Via Benedetto Varchi. Via Benedetto Varchi, che è davanti alla polizia, perché se no la gente... Via Benedetto, e lì le bande dovrebbero andare. Sì, lì c'è proprio l'edificio poliziotti. Buon lavoro. Grazie.